Quando registriamo un segnale non vogliamo che il risultato sia così rumoroso. E nemmeno che sia così distorto. In questo video vediamo quale sia il giusto livello per la registrazione di un segnale e perché. Per registrare correttamente dei segnali dobbiamo conoscere una serie di concetti tecnici sulla strumentazione che usiamo. L'argomento è molto vasto ed è improbabile riassumerlo in un video breve, tant'è che ne parliamo in più lezioni nel corso di fonia e tecnico del suono. Questo video è pensato per chi è probabilmente agli inizi e non ha ben chiaro come gestire il livello del segnale. Nonostante questo, anche chi ha un po' di pratica nel mondo dell'audio potrebbe capire meglio il funzionamento dei macchinari e perché si lavora in un determinato modo. Prima di proseguire, è utile chiarire il concetto di gain stage. Un gain stage è un qualsiasi punto che ci permette di regolare l'ampiezza di un segnale, in positivo o in negativo. Nel suo percorso un segnale incontra vari gain stage e la loro gestione viene definita in inglese gain staging. Il primo e forse più importante momento in cui gestiamo un gain stage è proprio quello della registrazione. La strumentazione che usiamo ha un valore di ampiezza ottimale, ossia un valore attorno al quale i segnali mantengono la massima qualità. Nel gain staging dobbiamo assicurarci di rimanere sempre attorno a questo valore. Non possiamo quindi regolare il livello di acquisizione a orecchio, modificandolo a gusto. Dobbiamo rifarci a una misurazione oggettiva per capire se siamo intorno al valore ottimale. Per farlo utilizziamo il meter, uno strumento che ci permette di vedere il livello di un segnale audio. Lo fa indicando se siamo al di sotto o al di sopra di un valore di riferimento indicato come 0 dB. Il segnale in uscita da un microfono è troppo basso e lontano dal valore ottimale della strumentazione professionale. Deve perciò essere amplificato fino al livello giusto da uno strumento chiamato preamplificatore. Il preamplificatore è sempre analogico e può essere un dispositivo a sé stante, integrato in un mixer o parte di una scheda audio. Ogni dispositivo analogico ha un rumore di fondo dovuto ai suoi componenti elettronici. Il rapporto segnale-rumore, o signal-to-noise ratio in inglese, è un parametro che indica il livello del segnale rispetto a questo rumore. Se il segnale in ingresso viene acquisito a un livello basso, si dice ad esempio che c'è un basso rapporto segnale-rumore. Il segnale è cioè troppo vicino al rumore di fondo. Questo problema non si può risolvere dopo la registrazione. Infatti, se alziamo poi il segnale con altri gain stage, alziamo anche il rumore di fondo, continuando a mantenere un basso rapporto segnale-rumore. Questa è ad esempio la mia voce registrata con un livello di preamplificazione molto basso e alzata poi nel software. Possiamo notare come, nonostante la voce sia ora attorno al valore ottimale, ci ritroviamo con un rumore di fondo eccessivamente alto. Un segnale di questo tipo non è accettabile professionalmente. Oltre al rumore di fondo, ogni dispositivo ha anche un limite massimo oltre il quale non è più in grado di gestire il segnale. Se esageriamo con il livello del preamplificatore, ci troviamo con un segnale troppo forte, che rischia di superare questo valore massimo. In questo caso andiamo incontro a una distorsione, o clipping. Quando questo effetto è esagerato, l'onda sonora diventa poco intelligibile. Adesso stiamo infatti registrando la mia voce con un livello di preamplificazione troppo alto, per poi abbassarlo all'interno del software. Possiamo notare come la voce sia distorta e come abbassare il volume dopo la distorsione abbiamo risolto il problema. Il valore ottimale che abbiamo nominato prima è un compromesso tra questi due estremi. Un valore attorno al quale i dispositivi analogici lavorano al meglio. Questo valore ottimale viene indicato come 0 dB sul meter di un mixer analogico o di un preamplificatore. Se il segnale è mediamente attorno allo 0 dB, lo acquisiamo con la massima qualità possibile. Se invece supera il valore di 0 dB, il segnale non va direttamente in distorsione, ma entra nella headroom, una fascia all'interno della quale viene saturato in maniera inizialmente impercettibile. La saturazione aumenta poi gradualmente più ci si spinge in alto, fino ad arrivare al punto di clipping dove l'onda viene distorta, come dicevamo in precedenza. Nonostante non sia ideale da un punto di vista tecnico, artisticamente potremmo decidere di sfruttare la saturazione per caratterizzare maggiormente il suono. Per quanto possa essere interessante un segnale saturo o distorto, però, può essere preferibile acquisire un segnale pulito e arrivare a questo effetto in un secondo momento nella fase di mix. In molte situazioni capita di registrare un segnale senza avere a disposizione un meter analogico per monitorare il livello del segnale. In genere una scheda audio non ha infatti un meter integrato o ne ha uno poco preciso. In questo caso l'unico meter affidabile che abbiamo a disposizione è quindi quello della DAW, dopo la conversione in digitale. Anche questo meter indica il livello del segnale, ma con un riferimento totalmente diverso rispetto a quello del meter analogico. Lo 0 dB del dominio digitale corrisponde in genere a un livello molto più in alto di quello analogico, orientativamente tra i più 14 e più 20 dB del meter analogico, e ne include perciò la headroom. In digitale quindi non c'è una headroom. Lo 0 dB indica il valore massimo e superandolo si va direttamente incontro al clipping. Capito questo, possiamo farci aiutare graficamente dal software.
Nel meter di una traccia di Pro Tools, ad esempio, abbiamo un colore verde chiaro attorno alla fascia ottimale dell'analogico. Se ci spingiamo più in alto con il livello, verso lo 0 dB digitale, il colore diventa arancione e possiamo notare come nel preamplificatore, in analogico, siamo molto alti nella headroom e il segnale potrebbe perciò iniziare a essere saturo. Per una registrazione corretta dovremo quindi tenerci di media tra i meno 14 e meno 20 dB del meter digitale. A questi livelli la forma d'onda delle clip audio può però sembrare graficamente troppo piccola. Non dobbiamo preoccuparci, è il livello giusto. Infatti se giudicassimo le clip solo graficamente, potremmo essere portati a cercare un livello del genere, troppo vicino allo 0 dB digitale. Un'ultima cosa importante da chiarire è che dalla DAW non possiamo intervenire in alcun modo sul livello di acquisizione. Il software riceve infatti il segnale dopo la digitalizzazione, quando i giochi sono ormai fatti. L'unico controllo corretto per la gestione dei livelli in questa fase è il preamplificatore. Se all'interno del software applichiamo un effetto, modifichiamo il livello del fader o la posizione del pan, interveniamo dopo che il file audio è stato registrato e stiamo in realtà alterando solo l'ascolto del segnale. Con questi concetti possiamo acquisire correttamente un segnale sia in analogico che in digitale. Come dicevamo in precedenza, il discorso è in realtà piuttosto complesso. In altri video approfondiremo altri aspetti di questo argomento, specialmente per quel che riguarda il dominio digitale, ancora molto frainteso e sottovalutato. Continuate a seguirci.